mia prima gate. Con che veicolo siamo? È una schifa di macchine. Come si chiama? Altea. Atlanta. Altea. No, alto. Alto e basso. Alto, alta. Rossa. Non ci stanno neanche le valigie nel baule. Come faremo? Come faremo? Come faremo? Secondo te perché ci sono tutti questi corvi? Secondo me qua c'è stabilita la principessa. Il corvo? Il corvo di giorno è corvo e di notte diventa uomo. La principessa invece risuscita di giorno, ok, e muore di notte. E non ci incontreranno mai. Irlandese. Buona. Sì. Cosa ti è piaciuto grazie. Particolarmente? Il pudding bianco. Bianco? Una sorpresa. Che è di interiore, deduco. Venite con me e vi faccio vedere il nostro fantastico veicolo. È Suzuki! Come potete vedere la linea è tagliente. Raggiungiamo delle velocità strabilianti. Bagagliaio personalizzato. Praticamente ci sta un puffo e la puffetta deve andare un'altra parte. Esatto, tutta baracca. Cosa ti stai mettendo, Fra? Il maglione di là. Come potete vedere siamo dei tipici irlandesi poco frettolosi. Io devo fare tutta questa roba, questo coso in testa. Molto frettolosi. Siamo qui nel castello di Limerick e questa è la principessa del legno. Chiaramente Francesca come prima cosa dove è andata? Alla gogna. Arriva la balena? Siamo alle Clearwater. E cos'è quella torre che vediamo in fondo? Del genio O'Brien. Era il suo scandatoio per tirare su l'economia del paese. Il genio costruito una torre e poi faceva pagare le visitatrici. Ma pagavano in natura le visitatrici? Certo. No, la storia vera è che l'O'Brien ha costruito la torre che vedete lassù per aiutare l'economia del paese perché erano tutti dediti alla pastorizia. Questo è quello che mangiava Aurori da gustare? Queste alghe che le chiamava uva di mare? Non so, se vuoi dargli un'assaggiatina, vedete che mi informo dove è l'ospedale. Il commento è? Che spesa. Abbiamo prenotato in un castello antico e questa è la nostra camera. Fra, forse mi ha sbagliato qualcosa. Possiamo osservare Francesca nelle sue abitudini mattutine. La piccola Francesca, la mattina, dopo la colazione, fa la sigaretta. Cosa ci può dire di quest'arco spagnolo, signor antico spagnolo? È proprio spagnolo, è proprio antico. E perché si chiama arco spagnolo? Perché qua, vai. Anticamente si fermavano tutte le barche che arrivavano dalla Spagna con le spezie che l'Irlanda non c'aveva. E pullulava di spagnoli così, oh. E di spezie. Spagnoli speziati. Spagnoli speziati. Cos'è quella lì, Fra? Una statua di Cristoforo Colombo un po' brutta però. Gli assomiglia? Sembrano le sue natiche. Siamo qui a Galway e in un locale tipico del posto ci siamo buttati su un piatto tipico del posto. Le ostrichette! Finalmente sono arrivate le ostrichette e la Fra? Da buona italiana sta giocando col telefonino. No, sto mandando un messaggio alla Chloe e alla Mer. Non ti preoccupare, le mangerò tutte io. Dopo un minuto questo è il risultato. Cos'hai fatto, Fra? Ho finito. Un giudizio? Gli do un 8. Ok, e l'abbinamento con la birra com'è? Strano, ma ci sta dentro. Che birra hai scelto? Guinness più ostrichetta più voto della Fra?
più patatina. 8 e mezzo. Tesoro, questa sera ho prenotato una locandina. Guarda dove ti ho portato. Ti piace? Sei soddisfatta? Mi piace tanto. Adesso la Fra ci dirà dove siamo. Al castello di? Congo. La Fra ha le idee un po' confuse. Dai Fra, raccontaci cosa c'è dentro. È un hotel? 5 stelle. Mm-hmm. Perfettamente conservato in tutta la sua struttura. E adesso noi andremo a visitare. Bye bye. Questa notte dormiremo dove nasce l'arcobaleno. Hai visto dove ti ho prenotato? Cioè, qua non si bada a spese. Ora amici, non guardate la Francesca che lei sta solo pensando alla colazione. Il mare, magari non si vede bene al filmatino, ma vi garantisco che là c'è il mare. Poi le montagne, un verde spaziale, e lì fino a qualche secondo fa, eccolo lì, si vede ancora, c'era un fantastico arcobaleno, di cui per voi che ci seguite dal vostro computerino a casa abbiamo fatto solo 3 milioni di foto. Tutto ciò ve lo racconto io perché la Francesca, che stai a fare Francesca? Sto scegliendo la colazione di domani. Esatto. La full Irish breakfast. Guarda che bello. Ma se tu volevi rimanere in camera... Ma smetti, siamo in camera. Dove stai andando? Sto andando al mare. Francesca, ma dove ti ho portato? Cioè, perché anche la tangenziale c'ha il suo bello, però... Siamo qui a Sligo, patria del famoso scrittore Yeats. Lì vediamo il suo monumento e ora intervistiamo una tipica slighese che ci spiegherà chi è il tizio. Lei è una tipica slighese? Certo, non si vede. Ok, chi è sto tizio nel monumento di pietra? Ma è uno scrittore. Che si chiama? Yeats. E suo fratello? Yeats. Situato alla fine del castello di Megaliti, che si estende dal lago Carlingford, secondo gli annali della colonizzazione di Leitrim, sono state scoperte le vestigia di una fortezza d'epoca posteriore. Da dove sparavano i nemici? Dalle feritoie. Mostraci una feritoia. Questa è la feritoia. No, raccontaci Francesca, perché stai ridendo da un quarto d'ora come una gallina? Perché questa è la visuale del castello. Mi è venuta la grignarola da sidro. Cari amici che ci seguite da casa, siamo qui in una famosa fiera perché la Francesca, che conosce tutti questi segreti, ci condurrà per mano. Dove andiamo adesso, Fra? Che ci mangiamo? Il canguro? Il primo acquisto della Francesca, cos'hai preso? Sta di curry. E dopo il cibo tipico irlandese, il panzerottone al curry, la Fra cosa ha preso? Il canguro. E di cosa sa il canguro? Buono. Buono? Sa di? Leggermente selvatico, come good. Siamo appena usciti dal food festival. Cosa abbiamo comprato? Il sale dell'oceano. Una quintalata di olive. Una alla feta. L'altro brasate. E l'altro ancora con l'arancia. Tira un po' a sinistra. Tira un po' più a sinistra. Adesso mi spara nella vetrina. Con le braccine ci gioca. Ciao. Questo qua che cannone era? Quello più ipotetico, faceva più è usato durante? Quando l'invasione dei normanni, franco-normanni. E svegliava 105... tutta la città. Esatto, 105 giorni di assedio. Mangiavano i topi, no, prima le galline, i topi, e i cani e i gatti. Cosa stai facendo? Non mi vuoi inquadrare. Guarda che orto fantastico. Wow! Questa mattina siamo qui a Londonderry in visita alla famosissima torre. Secondo me questa è vista da dietro. Però più avanti c'è un graffito, se vi può interessare. Ti racconterà cosa siamo a fare. A vedere il castello di Dunluce. Famoso perché? Perché... non lo ricordo più.
quella spiaggia lì è famosa perché? Perché prendono il sole e fanno windsurf. Ma chi windsurf? Surf. Hanno già giustiziato due persone. Come mai lei sarà giustiziata? Qual è stato il reato che ha commesso? Perché il Dan non ha voluto pagare il biglietto per entrare. E io ho semplicemente cercato di entrare illegalmente. E mi hanno scoperto. Cosa sono tutti sti trafilotti di pasta? Non è pasta, sono trafilotti di basalto che il gigante Cool, visto che voleva andare a riprendere la sua amata madre, ha strappato un pezzo di terra, l'ha buttata nel mare e ha fatto dentro prima un lago. Il pezzo di terra che ha strappato è diventato un isolotto e il buco che aveva lasciato quando ha strappato il circuito ha formato lui queste cose qua insomma. Come faremo? Come faremo? Come faremo?